Buongiorno, dopo un lungo silenzio, giustamente, ed eccomi qua con il silenzio represso, che in realtà dovrebbe significare che non potrei esserci. Però, se qualcuno mi ha capito, a me piace la battuta, mi piace il paradosso, la metafora, lo scherzo, perché credo che la vita abbia bisogno di queste cose più che di una serietà seriosa che sinceramente. Veniamo da un periodo dove sono successe molte cose interessanti. Abbiamo perso l'Anusei 3-1 con degli sfottò inenarrabili della tifoseria dell'Anusei. La ripercussione sulla intervista del nostro mister acceso i fuochi anche ad Avellino, mi hanno telefonato inferociti: se avevi una possibilità non avrei mai più la cittadinanza di Avellino. Ma signori, ma io vorrei buttare un pochino di acqua su questi fuochi veramente che sono inutili, anche perché tanto di cappello a chi fa il mestiere di raccontare le cose, ad esempio i giornalisti, ma bisogna sempre riuscire a guardare con un distacco maggiore. Qui c'è scritto Monterosi Flaminia -3 al derby di fuoco. Oh signore mio, ma un derby di fuoco è una cosa, è una battaglia, è un caporetto, è una macelleria. Io ci riprovo, non è derby, perché esiste il derby quando entrambe le squadre fanno parte della stessa città o dello stesso paese. Ora, Civita Castellana non è lontana, ma sta a 16-20 km da Monterosi, se non di più. Non è un derby, ma perché deve essere un derby? È una cosa veramente, anche qua su un altro, un trafiletto, Monterosi Flaminia tifoseria in fermento. E come quando leggo bufera sul Parlamento, quindi stanno tutti con i cappotti protetti, con le sciarpe, e questo fa parte proprio della terminologia giornalistica. Mi dovete scusare, ma qui a Monterosi la tifoseria non è in fermento, noi abbiamo una tifoseria piccolissima, tutta fatta di brava gente, di persone educate, ce ne sono giusto 2 o 3 che sfogano i tormenti della settimana familiare sul campo, ma il resto è veramente da sorridere, insomma, anche numericamente, se diciamo che Monterosi ha 100 tifosi abbiamo detto tanto. Probabilmente Civita Castellana è una città più grande, ne ha di più, però io vorrei andare a fare un'inchiesta a Civita Castellana di nascosto in questi giorni a vedere il fermento della tifoseria, che poi nella mia mente immaginifica vedo i tifosi che ballano, danzano, si scagliano l'uno contro l'altro con il petto. È un fermento, signori, stiamo parlando di calcio. Io mi rendo conto che questo secolo ha regalato la possibilità a tutti di esprimere un'opinione, e questo secondo me è estremamente positivo. Il problema è che spesso queste opinioni usufruiscono dell'anonimato, e questo non è tanto carino, ma anche quando alcune persone si firmano lo stesso non è tanto carino, anche perché dico, la condizione essenziale per poter parlare di qualcuno è conoscerlo. Se io non conosco una persona, come faccio a esprimere giudizi? Ma questo, mi dicono tutti, è il mondo, e nel caso specifico il mondo del calcio. Mi hanno consigliato di prendere 3 supposte, alcuni tifosi dell'Anusei: presidente, prenditi queste 3 supposte che sarebbero i 3 gol che ci ho fatto l'Anusei. Io l'unica cosa che posso dire è che stimo in maniera reale il presidente dell'Anusei, perché l'ho conosciuto purtroppo solo telefonicamente, ma è una persona, secondo me, un signore, e quindi spero e credo che anche lui non dia conto a queste voci, così mi auguro, avendo conosciuto il presidente dell'Avellino e anche persone dell'entourage, dello staff, si renda conto che tutto questo chiacchiericcio è soltanto sulla bocca di alcuna parte di tifosi che sinceramente non hanno forse altro da fare. Stiamo parlando di fuffa, di niente. E domani eccoci qui, Monterosi Flaminia, dopo il KO 3-1 subito all'Anusei. Mi hanno detto è inutile parlare degli arbitri, anche se io ho asserito che il mestiere più grande e più difficile della terra è quello dell'arbitro,
un'inchiesta americana ha stabilito che è superiore allo stress di un pilota di caccia. Ho detto tutto, però certamente questo non me lo può negare nessuno. Se all'Anusei alcune decisioni arbitrali fossero state un pochino più, secondo me, più corrette, forse non saremmo usciti sconfitti dal campo. Certamente non posso negare che l'Anusei mi ha impressionato per la determinazione, la velocità e specialmente l'affiatamento delle tre punte davanti, che è veramente ottimo. Ma per il resto non credo che la mia squadra sia inferiore all'Anusei. Questa ovviamente è una mia opinione, se volete insultarmi anche per questo fatelo pure, perché tanto posso garantirvi che sono perfettamente cosciente che la vita è ben altro, e godendo della stima e della fiducia di infinità di persone, perdonate, venite a trovarmi, parliamone, perché sarebbe anche una crescita intellettuale, se non spirituale, da parte di chi parla e non sa di che cosa sta parlando. Domani abbiamo questo Monterosi Flaminia, e come sempre è primavera, si prevedono temperature da primavera inoltrata, qui non piove da tanto, questo è un problema, c'è già una siccità non indifferente. E vedremo che cosa succederà nel futuro. Ovviamente tutti i bollettini meteo dicono sempre che la prossima settimana si scatenerà l'inferno, ma questo inferno, previsto ormai da un mese, due mesi, non accade mai. Noi speriamo che questo inferno non avvenga domani durante la partita, che sia una bella partita, in pieno sole, mi auguro, con uno stadio nutrito nella maniera giusta da tante persone, e come sempre vinca il migliore, anche se spesso non accade che vince il migliore. Tutto da ridere, tutto da ridere, e come al solito un caro abbraccio a tutti quanti.